Allora, Sebastiano Poma, dopo l'allenamento del sabato, a una settimana dalla partenza per la Sicilia con la nazionale, come stai? Benissimo, sempre bene. Le tue sensazioni? Sono i primi allenamenti col Parma dopo 3 stagioni, dopo 2 stagioni a San Marino. Parlaci un po' delle Ma situazioni. le sensazioni sono particolari. Riprendo dagli allenamenti, come dicevi, dopo 3 anni è una cosa, una sensazione, come ho detto, particolare, insomma. Come essere tornati a casa, e almeno per adesso, visto che ci stiamo allenando molto bene, anche grazie agli sforzi della società per darci delle strutture nuove, comunque all'avanguardia, fanno sì che ce possiamo allenare al meglio. Quindi per ora benissimo. Ascolta, con che spirito vai con la nazionale a fare questo sprint training un po' atipico, no? Sì, beh, uno sprint training atipico perché finora non è, questa idea non era mai arrivata, quindi fare uno sprint training di preparazione prima di cominciare il tutto, io In Italia? in Italia soprattutto, mi piace molto. Speriamo di trovare un ambiente favorevole a Messina e sappiamo già che la federazione sta lavorando per far sì che ciò accada. E lo spirito è quello di andare là per lavorare, bene 2 settimane anche con gli altri ragazzi e tornare e cominciare il campionato nel migliore dei modi. Ascolta, guardando il campo, adesso un paio d'ore fa era tutto bianco, adesso il sole è un po' scaldato, però comunque non sono le condizioni ideali, sicuramente per allenarsi all'esterno a un mese dall'inizio della stagione ufficiale, no? Forse questi 20 giorni a voi 5 del Parma che andate via aiuteranno notevolmente. Sì, infatti diciamo che anche con il tempo di questi ultimi giorni e soprattutto quello che deve ancora arrivare a quanto dicono, questo raduno capita proprio a fagiolo, per cui approfitteremo ancora di più di questo sprint training e poi speriamo una volta tornati qua di trovare il tempo giusto, la temperatura giusta per iniziare a lavorare anche sul campo, che poi è quello che conta di più. Ascolta, Poma, Sambucci, De Simoni, Zileri, un giovane come Paolini, 3 stranieri che sembra possano fare la differenza secondo i rumors che si sentono. Quale ruolo avrà Parma in questo campionato? Beh, è molto presto per dirlo. Non si può trarre nessuna conclusione ancora. Sicuramente il campionato che andremo ad affrontare sarà molto diverso anche a causa delle nuove regole che troveremo davanti, quindi nu completamente nuove squadre, resettate con formazioni titolari completamente rinnovate, modificate. E certo è che trovare ex compagni di squadra nella stessa squadra dopo anni e soprattutto nella squadra di casa, questo fa sì che l'alchimia di squadra cresca e puntiamo a farla crescere anche in futuro. Per gli stranieri non li conosco, i rumors alla fine si chiamano rumors, quindi non possiamo contarci più di tanto. Vedremo dopo le prime giornate quale sarà la direzione. Ascolta, che senso ti fa giocare con tuo padre come manager? È già successo, ma non in prima squadra. Cosa significa per te? Ah, non significa assolutamente niente, non è la prima volta che mi fanno questa domanda e secondo me non sarà neanche l'ultima e non fa assolutamente nessun effetto. Come ho già detto, a casa non si parla di baseball. Non puoi mandarlo a quel paese, però. No, quando serve lui mi ci manda e io ci mando lui, quindi come qualsiasi altro rapporto fra manager e Giocatore. giocatore, a casa fra padre e figlio.